Voglio solo il meglio per te, amore mio. Ma che ne è di Claudia? Non ti eri promesso a lei? Mio padre dice che potrai avere di meglio che un uditore. Birbante! Vieni, camminiamo un poco. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. Ehi, lurido porco! Ezio, amico mio! Ma che ti piglia? Insulti mia sorella, andandotene in giro con questa puttana. Ma di che stai parlando? Ho visto il dono che le hai fatto. Ho udito le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia. Voi, auditore, siete bravi solo a parlare, ma quanto ai fatti... Ti farò pentire di quello che hai detto. Avrei potuto insegnare parecchie cose a tua sorella. È fortunata ad aver avuto uno come me. Bastardo! Ehi, fatela finita! Ehi, buffoni! Vai, forza, vai, vai! Smettetela, marrani! Basta, mi arrendo! Sta lontano da mia sorella! Il diavolo vi porti! Ah, Roma. Ezio Auditore. Ma fatevi trovare al porto al mio ritorno a Roma. Vi mostrerò l'interno della mia nave. Vivi in questo letamaio di città, anziché nella bella Firenze. Come sei caduto in basso. Duccio, non siamo più fanciulli. Guardati attorno. Stavolta non sono solo. E tu invece sì. Sta molto attento. Oh, si sta solo parlando, no? Ho saputo che questa città ha però giovato a tua sorella. Non si decideva ad aprire le gambe a Firenze. Invece adesso non fa altro da mane a sera. Per Dio! Che fate, gli imparati? Colpitelo! Puoi picchiarmi, ma ciò non significa che Firenze ti riaprirà le porte! Dove sono le guardie? Romano! Vergognatevi! Fingeva di essere uno di noi, ma sapevamo tutti che eravate degli intrusi. Yeah.
addosso! Acciuffatelo! Sta scappando! Muoversi! Canaglie! Adesso ti conviene chiudere il becco e darmi ciò che voglio. I tre dipinti di Da Vinci. Uno è a bordo. Gli altri due sono stati acquistati da un cardinale. Intende mostrarli a un'esposizione riservata ad alti prelati. Come faccio a entrare? Che ne so io? Chiedilo a quella puttana di tua sorella. Sono sicuro che sia andata a letto con un paio di cardinali. Del fato ci hanno fatto incontrare due italiani perduti e soli in Oriente. Non avvertite il magnetismo? Avverto molte cose, messeri. Nausea innanzitutto. Quest'uomo vi sta dando noia, Sofia? Scusate, messere, ma la signora e io stiamo... No! Il diavolo in persona! Vada retro! Duccio, che piacere. Fuggite, buona donna! Mettetevi in salvo! Chi era quello? Un cane. Era fidanzato con mia sorella molti anni fa. E che accadde? Il suo cazzo era fidanzato con altre sei. Chiedo venia.